No, dai, io non la voglio leggere. Sono andato a letto con la sorella della compagna di mio padre. Non so fa. Mi eccita troppo se mi sputano in bocca. Sorella. Cosa succede nel deserto? Rimane nel deserto. Ciao! Oggi siamo qua con un ospite super speciale, Rochelle. Ciao a tutti. Abbiamo raccolto i vostri segreti più reconditi che non avete mai detto nessuno. E ora ci rilanciamo insieme. Non leggere il nome. Allora, caro, una volta ho provato a bere uno shottino di e vodka alla pesca insieme. Non ci dice il responso finale. Ci lascia appesi così. Io amo la vodka alla pesca in compenso. Posso fare questo abbinamento? Ci vuole fantasia. E sicuramente esperienza. È da provare, quindi. Lo so, non bevi la vodka alla pesca, soprattutto. Ho fatto un buchino in un pollaio del nonno di lui con i polli. Poco igienico, però. Cioè, dipende, mica stava in mezzo al pollaio. Cioè, dipende. Dici, dove. C'è scritto coi polli. Ho fatto una cosa a tre con i miei due migliori amici. E purtroppo mi è pure piaciuto. Perché purtroppo? Perché poi ne vuoi di più. Il rapporto cambia per sempre. È vero. Non mi rafforza, può anche rafforzare. Sì. No, può anche essere molto strano dopo. Infatti, sono completamente d'accordo. Dipende dagli amici. Sì, io mi appoggerò a te. Fai pure. Vedi, la mia vita è cambiata adesso. Sex col mio ragazzo nell'ufficio della ditta, sulla scrivania della segretaria rompipalle. No. Bello questo. Questo fatto anch'io. Vendetta. Bello questo. Ci sono dei contesti che sono eccitanti proprio di default. Fatto bene. Rifai. Mi accito troppo se mi sputano in... Io sono un po' imbarazzata a leggere queste cose. Non parlo mai di sesso. Questa cosa la bannerò a mia madre e mio padre. Mi accito troppo se mi sputano in bocca. Sorella. Bravo. I più grandi esponenti del sputare in bocca, credo. Sì. Possiamo dire che... Te fa schifo? No. Lo sputo con la scatarrata è orribile. Ma se fatto colare lentamente... Si trasforma in miele. Esatto, grazie. La notte prendo il suo telefono e mi seguo leggendo i messaggi che si scriverà con lei. Get out of here! Allora, tante cose sbagliate. La prima è prendere il telefono della tua compagna. C'è gente che non parla per giorni se legge i messaggi. Tu? No, infatti, no. A te è mai capitato di trovare messaggi di un ex? Ti ci sono magari. Credo sia raro, eh. No, sapete che no. Ok, giusto. Ma perché da una cosa che finisce, cioè, si frizza nel tempo, che c'entro io? Bravissima mentalità. Io ho fatto una sega in aeroporto mentre stavamo aspettando l'aereo e si è macchiato tutti i pantaloni. Madonna. Ma te ne esci, felpina, girata davanti. Comunque passare qualsiasi cosa, alla fine, voglio l'aereo, no. No, secondo me ogni macchia ha la sua specificità. E poi entri in quel mindset dove dici io lo so, quindi lo sanno tutti. Bravo, bravo. Ho fatto cosa a tre con la mia ex e la mia attuale compagna. Adesso convivo con tutte e due. Siamo in un applauso. Un sogno. Questa è l'apertura della nostra generazione, che però è anche un tema un po' ostico, no? Cioè, che gli vuoi dire? Ma viva la vita! Questo è concentrarsi più sul positivo che sul negativo. Siamo venuti entrambi mentre ci strusciavamo dietro al bancone del negozio. Vestiti, tra l'altro. No, vabbè, ma che chimica c'era? Cioè, wow! Non se ne parla mai, ma strusciarsi i vestiti secondo me è tanto roba. Sì. Quando sono molto eccitato mi piace leccare il mio sperma. Etero. Tra parentesi le ha scritto etero. Perché voleva specificare che se si fa questa cosa si è etero. Sì. Io non so che dire a questo. Secondo me almeno una volta tutti nella vita l'abbiamo fatto. Quasi tutti. Ma sì, ma anche solo per curiosità. Esatto. Poi da lì a ogni volta che ti seghi parti lo sottino. Cambia. Cambia. Però non credo che questa cosa vada definire cosa ti... No. Cioè, che orientamento sessuale tu abbia. No, curiosità. Mi piace sentire le mani strette al collo. Mi piace questa, mi piace. Ah! Allora, io devo dire che mi piace tanto farlo, ma odio ricevere. Forse perché ho un collo abbastanza grosso, quindi la gente non riesce mai a stringere. Beh, dipende tanto dalla persona. Cioè, è molto vero. Volte è bello farlo. No, è vero, non solo alcune esatto. Situazioni. Ho un fetish per le ragazze che si fanno la cacca nelle mutande. Non giudicatemi, please. Cosa hai detto? Shut up! Credo. E poi
Vorrei sapere anch'io come è la parte dopo. Ce lo scrive nei commenti lui. Sì. Però al contempo posso dire che finché piace a tutte le persone coinvolte. Esatto, l'importante è che entrambe non sono feriti o... Faccio regolarmente sesso, precisa, anche anale, con la nonna della mia ragazza. No, ripetiamo. Questa è una bugia. Voi ci credete? Che la nonna è veramente, nel senso, tutto rispetto alle nonne, assolutamente. Cioè, proprio perché c'è rispetto alle nonne che. Infatti, non rispettiamo queste nonne. Non tanto per l'age gap, secondo me. Più che altro perché una nonna. Secondo me finisci per non capire più se la tua ragazza ti piace o ti piace la situazione con la nonna pure. Sto con lei perché mi piace o perché mi piace questa situazione? Sto con lei perché mi piace o perché mi piace sua nonna? Esatto. Viaggio in solitaria. Ho tradito il mio ragazzo con un beduino nel deserto. Faccina, Angioletto. Allora. Faccina, Angioletto. Ha fatto un'experience completa. Esatto. We like this. Era nel pacchetto viaggio. Cosa succede nel deserto? Rimane nel deserto. E scrivevo racconti porno con lei come protagonista per poi masturbarci insieme. Molto romantico. Ma non è molto. No, poeta. Creatività è stato puro. Mi siete mai masturbati leggendo un racconto? No. Stai scherzando? Sì. Davvero? Sì. Murakami, Norwegian Wood. Quando c'è la scena tipo delle due lesbiche che... No, sì, ragazzi, no, ragazzi, sì. Io, ma in realtà non ho avuto bisogno di usare le mani, capito? Cioè, è descritta talmente bene che tu dici, what is happening to me? Pratico l'autofellazio da quando ho 15 anni, adesso ho 22 anni, etero e fidanzato da 4 anni. Quanti altri ci riescono? Ma sembrava un indovinello. Allora, questa persona pratica l'autofellazio da quando ha 15 anni, adesso ne ha 22, è etero e fidanzato da 4 anni. Non dovevo sempre specificare. Che, sempre, tra l'altro. Quanti altri ci riescono? Io non ci riesco, so, no, perché ho forse un po' troppo adipe davanti che mi impedisce di... Ma forse è anche il costo. Esatto. Cioè, chi è che si era levato una costola? Me l'immenso. Gabriele D'Annunzio, tutti quanti, quella fine nessuno, però a te ci piace prendere. Ma è vero? Non lo so, tipo... Non ci si arriva però, no. Sono un ragazzo e adoro indossare intimo femminile. Punto. Sogno erotico mio. A te piace? Piace vedere. Poi non so, cioè dipende anche come lo porti. Perché se lo porti che ti piace a te, piace anche a me. Sì. Io sto per leggere una cosa che non so che significa. Ma te la spiegano noi. Ok. Sono il bull di un paio di coppie. Ho salvato i loro matrimoni. Grazie per esatto. La parola. Un bull è la pratica del cuckolding. Mm-hmm. È un ragazzo che entra nella vita di coppia, di una coppia appunto, e fa sesso con la moglie, generalmente con una coppia etero, mentre il marito osserva. Guarda. Esatto. Ah, vede. Ed è molto particolare questa cosa che lui dice, ho salvato i loro matrimoni. Secondo me quando raggiungi una complicità bella con un partner, poi su queste cose si può anche giocare. Penso, questa è teoria pura, ragazzi. Però secondo me nel mondo che vorrei può essere, evidentemente esiste, funziona. Amo farmi dominare e insultare, ma non l'ho mai detto perché ho paura di sembrare debole. Come debole? Anzi. No, sembra un ragazzo giusto. Particolare. Esatto. Ed è anche uno dei più diffusi perché molte persone ci dicono che preferiscono essere dominate piuttosto che dominarsi. Mi piace eiaculare sui capelli di lei. Nuovo gel per i capelli. Sì, diventa bello secchino. A te piace farti venire da qualche parte in particolare? No, chiedo. Questa è una domanda privata. Nella prossima puntata. Ho fatto sesso in una chiesa di notte e squirtato sull'altare. Sì, capito. L'amore santo. No! È profano. Detto questo, ogni volta grazie perché ci stupite con i vostri segreti che continuiamo a sperare siano reali perché... Stupite e arricchite, se vero. Vuoi. Grazie Rochelle per essere stata con noi. Grazie a voi dell'invito. E siamo divertiti. Imbarazzati un po' anche. Nel senso anche questo comunque. Imbarazzo. Sì. Bravissima. Voi scrivetemi nei commenti tra gli altri segreti che volete rivelare e seguite Rochelle perché sta cominciando a rilasciare delle bombe. Ciao, alla prossima. Ciao. My secret days, my secret days, my secret days. Woo.